Paolo Micheli, che sono intervenuti questa sera per questo incontro voluto da CIVES, che è il coordinamento delle liste civiche ecologiste e solidali dell'Est Milano. Io faccio un po' gli onori di casa, forse perché noi di Vivere Cernusco siamo la lista civica più vecchia della zona, ma anche perché questo incontro si svolge nella nostra città, quindi senza presunzione, ma semplicemente perché mi è stato affidato il compito di coordinare questa serata. Noi avevamo previsto una scaletta in cui, dopo una breve introduzione fatta dalla sottoscritta e da Giuseppe Bottasini, che è al tavolo con me, che rappresenta la lista per Pioltello, altra lista civica che ormai ha una storia ventennale sul territorio, daremo la parola a Umberto Ambrosoli e a Paolo Micheli. Dopodiché sono previsti degli interventi da parte delle altre liste civiche che sottoporranno al Ambrosoli, che è rappresentante ex candidato, purtroppo sconfitto, nonostante tutti i nostri impegni, i nostri sforzi e i nostri desideri come presidente della Regione Lombardia, però continua ovviamente il suo impegno dai banchi del Consiglio regionale della Lombardia. Quindi ci saranno sollecitazioni da parte delle nostre liste per quanto riguarda diversi problemi. Intervenuto poter fare delle domande ai nostri rappresentanti di un patto civico, quindi un'esperienza importante, nuova, che ha raggruppato tutte le forze di centrosinistra, sia partiti che movimenti civici, e Paolo Micheli, che è stato proprio eletto rappresentante di una lista civica del territorio, cioè di Segrate Nostra, nella lista Ambrosoli. Quindi è una novità quello che racconto, perché i tanti cernuschesi presenti, ne approfitto per ringraziare il nostro sindaco, Eugenio Comincini, ovviamente, i consiglieri qui presenti, i rappresentanti delle altre forze politiche. Qualcuno di voi ovviamente conoscerà la nostra storia, quasi tutti, tranne i cernuschesi di recente acquisizione, però non tutti sanno che cos'è CIVES, questo coordinamento che è nato da qualche mese. Mi scuso se leggo l'intervento, però avendo avuto l'onere e l'onore di rappresentare tutte le liste civiche, ho messo giù qualcosa di scritto. Da poco meno di un anno le liste civiche ecologiste e solidali dell'Adda Martesana hanno dato vita a un coordinamento territoriale. Lo scopo è quello di confrontarsi su tematiche sociali e ambientali e portare avanti proposte condivise. Al coordinamento hanno partecipato finora Vivere Cernusco, Segrate Nostra, Insieme per Segrate, Lista per Pioltello, Colonio Solidale Democratica, Cassano Etica Ecologista, Insieme per Gorgonzola e Progetto Rodano. Sono in corso contatti per ampliare il coordinamento ad altre liste civiche della zona che condividono i nostri valori di riferimento. CIVES è l'acronimo scelto per denominare questo coordinamento e non è una semplice sigla, perché CIVES sta per Civiche Ecologiste Solidali, però significa anche cittadini. Sono storie di cittadini attivi, consapevoli, impegnati in associazioni culturali e ambientaliste, nel volontariato sociale, in gruppi di solidarietà internazionale, quelle che stanno alla base della nascita delle nostre liste. In queste forze civiche ci sono persone spesso molto diverse per storia culturale e politica, che sono però riuscite a costruire un progetto politico comune, fondato sui valori condivisi di giustizia sociale, difesa dell'ambiente, trasparenza e partecipazione. Alcune esperienze, come quella di Vivere e della lista per Pioltello, hanno già 30 o 20 anni. Altre sono più recenti, ma già ben radicate nelle città dove sono nate. Questi mesi di lavoro comune hanno prodotto già alcuni risultati, un sito internet e alcune iniziative comuni. Ora CIVES ha costituito un gruppo di lavoro che, a partire da quanto già elaborato dalle singole liste, si propone di costruire un progetto condiviso sul tema della mobilità ciclabile. Sul progetto si chiederà il contributo di tutte le associazioni presenti sul territorio che siano sensibili al tema e la proposta condivisa verrà presentata in un'assemblea pubblica. Oggi siamo qui per incontrare Umberto Ambrosoli. L'incontro nasce dalla comune volontà nostra e di Ambrosoli di rafforzare e dare continuità all'esperienza del patto civico. Singoli cittadini e forze civiche hanno dato un forte impulso alla candidatura di Ambrosoli alle scorse elezioni regionali, creando una rete che ha messo in comune idealità, impegno, esperienze. Una rete che non deve esaurirsi con la fine della campagna elettorale, ma svilupparsi e crescere come metodo virtuoso per una buona politica vicina al territorio. Grazie. Parola a Giuseppe Bottasini, che darà anche qualche dato. Sì, è acceso, sente? Sì,
Sì, dopo Mariangela ha detto già tutto, in pratica io ho da riempire 4 minuti e mezzo da questo momento, quindi cercherò di essere estremamente sintetico. E in realtà, a essere sintetico, utilizzerò due slide che presento perché può essere utile per riquadrare un po' chi siamo. Allora, questa, per chi abita in questa zona, è riconoscibile. Questa è la Martesana. La Martesana che è, per Umberto, no? Sintetizzo, qui c'è Milano, qui c'è l'Adda, questa è la Martesana. Martesana che è una zona che è nato, il cui nome è nato in epoca recentissima, perché c'è la Gazzetta della Martesana, il giornale, perché c'è il naviglio Martesana, e allora noi abbiamo deciso di chiamarci in qualche maniera, darci un nome, riconoscerci in un'etichetta, in un nome, e abbiamo scelto quella Martesana. Questi siamo noi, i simboli sono collocati più o meno dove siamo come città. E quindi andiamo a coprire idealmente l'intera Martesana con dei buchi qua in mezzo. Buchi qua in mezzo che rappresentano una cosa, in realtà se andiamo a vedere mezzo è letto da liste civiche, per dirne una. A Brugherio ci sono delle liste civiche, a Cassina ci sono delle liste civiche. Quindi perché oggi siamo questi e non stiamo riempiendo la zona? Prima perché siamo partiti da novembre, sì. E quindi già mettere insieme queste teste è già stata un'impresa, perché ognuno ha la propria storia, che è più corta, e quindi ognuno pensa, come dire, di essere, pensavo tutti di essere abbastanza autosufficienti fino a qualche tempo fa. Secondo, perché noi non stiamo puntando a fare il coordinamento delle liste civiche, punto. Cioè noi siamo, brutto dire, un po' selettivi, cioè stiamo dicendo che facciamo CIPES, ecologisti e solidari, cioè noi, a noi non interessa fare quelle cose, quegli esperimenti che si sono proposti anche nel recente passato, di chi si inventava la lista delle liste, la superlista, a noi queste cose non interessano, a noi interessa un progetto politico, politico vuol dire scegliere da che parte stare, no? E per noi fattore comune di questo da che parte stare sono le parole che ricordava Mariangela all'inizio. Ecologia, cioè ambiente, attenzione al territorio, sobrietà, consumo zero, tutto in quel mondo di concetti e di valori che ci spiega questa parola ecologia, e solidarietà non si spiega da sé. Noi ci collochiamo quindi con forza nel centro-sinistra, quindi le liste civiche di centro-destra non entrano, non entreranno, le dobbiamo invitare, ce ne sono tantissime, ma non le stiamo invitando. Perché noi reputiamo che qui ci sia spazio, ci siano i numeri, e adesso vediamo i numeri, per fare un progetto probabilmente politico, che parte dal basso. I numeri sono questi, giusto per curiosità. Questi sono, i numerelli dimostrano, io sono ingegnere, mi chiedo scusa, no? I numerelli dimostrano i numeroni, no? Però noi oggi siamo messi in, siamo 8 liste civiche in 7 città, perché abbiamo una città molto ricca di liste civiche, se grate, e abbiamo, quindi siamo in un complesso di città di circa 200.000 abitanti, la somma degli abitanti della città, e mettendo insieme, no, i voti presi rispetto ai voti espressi nelle ultime elezioni comunali, nei vari anni, l'ultimo anno disponibile per ogni cosa, arriviamo ad avere complessivamente circa, mediamente, il 9% dei consensi. Ora, è brutto dire politica contare, no? Anche queste cose, ma contano anche queste cose, perché questi numeri non vengono fuori perché siamo belli, no? O siamo simpatici, siamo anche belli e simpatici naturalmente, ma perché c'è dietro un impegno, quella che noi chiamiamo la politica da marciapiede. La marciapiede è il senso letterale del termine, perché le liste civiche partono cominciando a lamentarsi del marciapiede che è rotto. Questo è il punto di partenza delle nostre liste civiche. Marciapiede rotto, i cittadini si arrabbiano, un po' si arrabbiano, un po' si mettono insieme, poi alla fine cercano di risolvere il problema del marciapiede rotto e così via. Tra l'altro le nostre liste civiche in questo momento stanno governando 4 delle 7 città, cioè in 4 occasioni su 7 noi stiamo governando con con i partiti del centro-sinistra. Quindi questo era per ricordare un attimino il chi siamo. E siamo, come dire, delle realtà piccole, realtà territorialmente definite, ma abbiamo anche, come dire, un radicamento sul territorio che è importante, che è espresso banalmente da questo numero, ma che ricordava prima Mariangela, è l'impegno di 50 anni fra noi e loro, no? E di 100 anni tutti insieme di esperienza di queste liste. Quindi insomma, di lavoro dietro qua ce n'è tanto. Perché stasera facciamo questo ragionamento con te? Per questo motivo, perché è che lo stiamo tutto in Acimes.
ci sono una serie di problemi che noi non siamo assolutamente in grado, per quanto noi ami quei simbolini che ho visto all'inizio, fantasiosi, colorati, eccetera, non si va benissimo che certi problemi noi non siamo in grado di affrontarli a livello locale, e non ha senso. Viviamo in un territorio conurbato fortissimamente, no? Il confine tra Pioltello e Cernusco, tra Pioltello e Segrate, tra Segrate e Rimodrone, no? Cioè è illeggibile sul territorio. No? Allora, da questo punto di vista, rendiamo conto che ci sono dei temi, il primo è del territorio, ma per le città completamente lontano, che sembra lontano dalla ecologia, dalla solidarietà, la mafia, per dirne un altro, no? La crisi economica del lavoro. Sono tutti temi importanti, trasversali rispetto alla nostra realtà e che noi ci tocca, e abbiamo finora affrontato, all'interno del nostro confine, no? Del nostro limes. Dal limes siamo stati al cives. Cioè, abbiamo detto, beh, ma come facciamo ad andare oltre la limes? Come facciamo ad andare oltre il confine? Perché io devo andare solo in casa mia? Chi ho di fronte? Chi ho, come dire, in pettaio? Partendo da questo senso di difficoltà ad affrontare questi temi, abbiamo fatto lo sforzo di coordinarci, di cominciare a incontrarci sui temi concreti. Dove porta questo percorso? Non lo sappiamo. Nel frattempo ci godiamo il fatto di essere nati, di riuscire a organizzare serate come questa, di riuscire a diventare, no, come dire, visibili, no, a due consiglieri regionali e, no, a un candidato alla presidenza della regione. Però c'è questo risultato, insomma, no? Siamo certissimi che in Lombardia ce ne sono altre 10, no, 20, 30 di queste realtà. Sappiamo di non essere gli unici. Però noi ripetiamo che in questo momento qui ci sia un terreno fertile per fare che cosa? Per cercare di fare questo salto. Un salto che noi non sappiamo più dove ci porterà. Certamente ci siamo resi conto che da soli non ce la facciamo, singolarmente. Ci siamo resi conto che già insieme riusciamo a fare delle cose molto più belle. In questi 6 mesi abbiamo fatto parecchie cose e altre ne abbiamo in campo per l'anno. E quindi ci siamo resi conto che questa è una forza. Perché ci rivolgiamo a te? Questa è la cosa. Allora, noi non stiamo cercando, diciamolo chiaramente, non stiamo cercando dei padrini e dei padroni, scusa la, no? Ecco. Noi siamo contenti di essere, come dire, autonomi, singoli, noi ci divertiamo a fare politica, va bene? Ci divertiamo ancora a fare politica. Siamo quelli che si divertono, chi c'era con noi sabato a Milano, alla manifestazione per la nuova mobilità, ne abbiamo fatte di ogni, no? Abbiamo scherzato, riso, cantato, con le biciclette, abbiamo fatto di tutto, perché noi siamo persone a cui piace fare politica. Quello che noi stiamo cercando, certamente, è degli interlocutori. Siamo curiosi di sapere questo patto civico, no? Che tu hai messo in piedi in vista delle elezioni, se è la lista Morosoli o se è un progetto che in qualche maniera, come dire, no? Coincide, si interseca, si incrocia con questo tipo di esperienze. Questa è la risposta, una delle risposte che ci deve avere stasera. Perché da questo... Perché ti date un anno per fare? Questo non lo fa, poi me lo spiegate. Ma è piccolino. Sì, è piccolino, ma è il 33,2%. È quello. Non sono quello. No, dicevo, ti ringrazio per avermi invitato e per avermi dato la possibilità di riflettere assieme a voi su quello che può essere lo sbocco, se vogliamo lo sviluppo dell'esperienza che abbiamo realizzato in occasione delle elezioni regionali, circa le quali faccio un piccolissimo assunto spostandomi dal progetto assassino. Le elezioni si sono tenuto il 25 di febbraio e le primarie del centro-sinistra, la coalizione nell'ambito della quale si è sviluppata la mia candidatura, si sono tenute il 15 di dicembre. La mia decisione di partecipare alle elezioni, quando ancora non si sapeva esattamente la data, Formigoni diceva prima di Natale, eccetera, è intervenuta l'8 di novembre per delle elezioni regionali, tanto più da parte di chi non ha mai partecipato alla vita politica, quella tempistica è una tempistica molto ridotta. Grazie a Dio però era già partito un progetto. Era un progetto che riguardava i 4 partiti principali della coalizione di centro-sinistra che si erano già organizzati in un patto civico, che era in quel momento il nome, così come l'Italia del bene comune a livello nazionale, il nome della coalizione di centro-sinistra. Noi abbiamo pensato di cambiare la natura della coalizione, perché
siamo partiti dalla consapevolezza che all'8 di novembre ancora l'ambito del centro-sinistra non era stato capace di una candidatura verso la quale si potesse equalizzare un consenso particolarmente ampio. Non l'aveva trovata all'interno dei propri dei partiti che fondano quella coalizione, e aveva avuto l'esigenza di cercare fra persone che non avessero esperienze di carattere politico. E io fino all'8 di novembre mi occupavo, tra virgolette, di tutt'altro. E allora ho detto, se c'è questa esigenza, se c'è la volontà di coinvolgere dei soggetti che vengono da fuori rispetto al mondo dei partiti, che è un mondo che ha tantissimi pregi, non è solo ciò che determinava già novembre in antipolitica, non è un giudizio di qualità, è semplicemente un giudizio di caratteristiche. Il mondo dei partiti ha determinate caratteristiche, cercano qualcuno che venga da esperienze diverse rispetto a quelle caratteristiche, allora questo qualcuno non può essere una persona che si inserisce dentro punto. Deve essere qualcuno che viene con la forza di tutte quelle caratteristiche, e cioè con quella volontà di partecipazione diffusa, come è questa sera qua, che si è sviluppata con forza nel territorio lombardo negli ultimi decenni, che in tantissimi comuni, e direi che qua lo insegnate voi a me, ha delle radici estremamente profonde, consolidate, capaci di risolvere il problema del territorio, al di fuori delle dinamiche propriamente dei partiti, ma sempre o quasi sempre, per questo che mi interessa il 33%, lo vediamo, nell'ambito di una coalizione, cioè avendo la capacità di dialogare in termini costruttivi e di governo, tendenzialmente, con uno schieramento più ampio. Cioè con qualcuno che è portatore di quelle esperienze alternative rispetto a quelle del cosiddetto mondo civico, quindi il marciapiede. E allora abbiamo voluto cambiare la struttura del Comitato per il Patto Civico, e abbiamo voluto che esistesse un organismo che fungesse come luogo di intersezione di tutta una coalizione che non era più la coalizione dei quattro partiti, ma era la coalizione di quei quattro partiti più tutto quello che va sotto il nome di civismo, che è un mondo enorme. Poi abbiamo, per la restante parte, rivolto l'attenzione verso rappresentanti o di liste civiche organizzate, avendo qua l'attenzione a una distribuzione territoriale, comprendere l'intera regione, o sempre con la stessa cautela, a rappresentanti del mondo dell'associazionismo, del volontariato, che ovviamente erano lì a titolo personale. Non è che l'adesione al Comitato per il Patto Civico da parte di un soggetto che è presidente dell'associazione Pippo Pallino volesse dire che tutta l'associazione era lì, ci mancherebbe. Però portava quel tipo di esperienza, quel tipo di, devo dire, alla fine volontà di partecipazione. E poi tra i padri nobili, Piero Bassetti, già presidente della Regione Lombardia, primo presidente della Regione Lombardia, Piero Catelli e Nando Dalla Chiesa. Questo organismo è stato un organismo che ha deciso nel periodo dall'8 di novembre al 15, se non sbaglio, 20 di novembre, ha deciso se si dovevano fare le primarie, se non si dovevano fare, quali le regole, quali i vincoli, quali le modalità, quando, chi avrebbe provveduto allo spoglio, in realtà o di comuni particolarmente grandi o di province o già di regioni. È che la parte cosiddetta civica viene un pochettino utilizzata per specchietto per la lodola, e poi i partiti sono pronti ad allungare i loro artigli. Beh, così non è stato, così assolutamente non è stato. Mi viene da dire una cosa, che quando ci sono state esperienze di quel tipo è perché la componente civica si è limitata alla rappresentanza dello specchietto per le allodole, cioè l'unica partecipazione è stata quella di un candidato che arrivasse da fuori. Noi abbiamo voluto fare esattamente l'opposto, abbiamo voluto che quella partecipazione fosse reale e protagonista. Ora noi potremmo dire che sulla base dell'esito delle elezioni questo modello non è particolarmente fortunato, potremmo dire che è un modello che
ha dimostrato i suoi limiti. Io invece dico che questo è un modello che ha funzionato. E non lo dico pensando solo ed esclusivamente alla minor differenza, di gran lunga minor differenza che c'è stata in occasione di queste elezioni tra la coalizione di centro-sinistra e la coalizione di centro-destra, pur con la coalizione di centro-destra vincente. Ma lo dico perché ho visto che anche dall'altra parte hanno fatto la stessa cosa. E ad aver determinato la vittoria di Roberto Maroni nelle elezioni è stata la lista civica Roberto Maroni, che contrariamente a quello che appariva soprattutto all'inizio con i primi nomi che erano emersi, è una lista civica vera e propria, che non ha differenze sostanziali rispetto alla lista civica che ha partecipato nella coalizione del centro-sinistra. E quello che ha fatto quella lista civica è stato quello di intercettare l'emorragia di voti che c'era tra PDL e Lega. Quella parte di emorragia di voti che è stato in grado di contenere e che ha permesso la vittoria di quella lista. E lo dicevamo anche prima, in un incontro che abbiamo avuto a Gorgonzola, noi oggi in Consiglio regionale, Paolo mi è testimone, in tantissime circostanze, noi intendo la lista civica con Ambrosoli Presidente, in tantissime circostanze abbiamo una simpatia immediata, una sintonia immediata con uno schieramento, anzi con un partito, diciamo, con un gruppo consigliare, della coalizione avversaria. Ma parliamo lo stesso linguaggio, abbiamo le stesse sensibilità, cerchiamo di comprendere i meccanismi con la, chiamiamola, genuinità o ingenuità di chi si avvicina alla politica a quel livello senza avere pregresse esperienze in organismi anticiviche che per definizione, anzi non per definizione, per le storie, sono invece particolarmente locali, sia un'esperienza che va implementata, coltivata e organizzata al di là e di gran lunga al di là della tempistica che in questa occasione, le ultime elezioni regionali, è stato possibile affrontare. Allora come farlo? Beh, è qualcosa su quale ci interroghiamo anche noi in questo periodo, dopo aver iniziato ad assemblare un gruppo consigliare senza sapere niente aspetti burocratici, il simbolo, il nome, le stanze, i telefoni di dirigente, tutte queste robe qua sembrano delle cavolate, ma sono particolarmente onerose come tempi da gestire. E adesso ci stiamo spostando di più verso la creazione della struttura che vogliamo ci rappresenti. Ci rappresenti sul territorio, perché noi siamo 5 consiglieri regionali, 3 di noi sono della provincia di Milano. Per il resto abbiamo una rappresentanza a Bergamo, una rappresentanza a Brescia, eppure, caspita, siamo stati lo schieramento, quello del centro-sinistra, che ha vinto in tutti i capoluoghi di provincia, ad eccezione di Varese. Allora noi abbiamo l'esigenza e il piacere di rappresentare tutte queste istanze in Consiglio regionale. E abbiamo bisogno in un certo senso anche delle antenne sul territorio per poter meglio comprendere quelle che sono le loro esigenze, loro intendo dei cittadini di tutto il territorio, anche delle zone dove, che non rappresentiamo direttamente, e abbiamo la volontà anche di far sapere quello che facciamo, cioè di rappresentare che il fenomeno del civismo in Consiglio regionale, al di là di quelle che sono le caratteristiche del nostro sistema mediatico, sta facendo qualcosa che si può comunicare. E stiamo anche però cercando fra di noi di comprendere quello che può essere definito in termini esatti, forse esatti, il collagene fra di noi. Perché vedete, voi dite che il vostro progetto politico unitario è sulla parola civismo, ecologia e solidarietà, e sono parole sulle quali è ben difficile non essere d'accordo, ma spiegano in tutto quello che può essere un programma politico, perché in quali prospettive diverse noi possiamo declinare l'esperienza dell'ecologia, o in quali prospettive diverse possiamo declinare l'esperienza del civismo.
ve l'ho detto, di là c'è il civismo maroniano, e che però è molto diverso pur avendo con noi delle sintonie. E quante volte capita che anche all'interno del civismo, diciamo dell'area di sinistra, dove la parola solidarietà ha un significato comune, ci siano esperienze civiche contrapposte. Vi faccio un esempio semplicissimo. Due nostre candidate, nostre intendo della lista civica, della lista del patto civico, diciamo, nella provincia di Brescia, sono oggi candidate nel comune di Brescia, nelle elezioni prossime, nel consiglio comunale, in due schieramenti diversi. Eppure erano unite sotto lo stesso progetto politico rappresentato, diciamo in senso generale, dalla mia candidatura. Una è candidata nella lista civica che sostiene il candidato del centro-sinistra, l'altra è candidata in una lista civica che sostiene un altro candidato, in senso generale, dell'area di sinistra. Eppure nascono dalla stessa esperienza. E gli esempi così potrebbero continuare all'infinito. Allora, qual è il collagene? Queste tre espressioni, civismo, ecologia e solidarietà, su un territorio ampio, ma connesso, fortemente connesso, come è stato rappresentato prima, possono avere un'interpretazione più facile da declinare di quello che può essere sulla regione. Noi siamo consapevoli, ad esempio, che fra i nostri consiglieri, candidati consiglieri, c'erano persone che un centrodestra rappresentato da persone ai miei occhi incredibili, ma evidentemente non agli occhi della maggioranza dei cittadini lombardi, avrebbero benissimo potuto essere schierate dall'altra parte. Se ad esempio il tema della legalità fosse stato storicamente un tema del centrodestra, io so che almeno 7 degli 80 consiglieri che abbiamo presentato avrebbero, si sarebbero indirizzati molto più volentieri verso quella parte, e che hanno scelto di mettersi a disposizione della coalizione di centrosinistra, nonostante la loro formazione a dir poco moderata, perché ritengono in questo momento, hanno ritenuto in questo momento, che il tema della legalità fosse un tema non solo fondante, ma che solamente una di queste parti riusciva a interpretare. E però la legalità non è mica l'unico tema. Quando poi si va a governare, si parla del problema della casa, si parla del problema del lavoro, dell'alzare e dell'abbassare le tasse, e qui la legalità unisce me e qualcun altro, però lì magari andiamo su direzioni diverse. Allora quello che stiamo facendo in questi giorni è quello di comprendere qual è lo strumento migliore, da un lato, per permettere al civismo, diciamo dell'area del centro-sinistra, di svilupparsi in una maniera unitaria, ma anche e soprattutto di definire l'area del centro-sinistra, definire quell'insieme di valori che poi possiamo chiamare per esempio politico in un'altra prospettiva, quell'insieme di valori intorno al quale, al di là di differenze che possono svilupparsi a seconda dei momenti e dei luoghi, siamo perfettamente uniti. Essere un pochettino quello che tu hai definito il coordinamento, semplicemente un coordinamento, che non è poi un semplice niente, perché è una cosa assolutamente importante, ma ovviamente un soggetto politico. E allora forse questo soggetto politico può avere delle caratteristiche diverse che permettono a ciascuno di aderire a delle liste civiche o di provenire da delle liste civiche, ma che lasciano ogni singola lista civica nella condizione di autodeterminarsi nel momento di una occasione elettorale, e quindi di dire questa volta la nostra lista civica è più vicina a quel programma che è rappresentato da qualcuno di diverso rispetto alla coalizione con la quale ci siamo presentati la volta scorsa, ad esempio. Tutto questo per dire che cosa? Che siamo consapevoli, e l'incontro di questa sera è una delle dimostrazioni, che il nostro territorio lombardo ha la caratteristica
di una generosa partecipazione spontanea dei cittadini alla vita politica. È una caratteristica che a livello locale è espressa, a livello regionale, cioè rispetto alla politica regionale, ha avuto fino ad oggi un esperimento. La lista civica che aveva sostenuto la candidatura di Penati e prima ancora, anche se con caratteristiche diverse, la candidatura, la lista che aveva sostenuto la candidatura di Sarfatti, non radicavano sul civismo locale. Pescavano, come si può dire, nel mondo delle professioni, o erano liste fortemente a supporto del Presidente, e quindi soggetti che prima erano candidati ai partiti che sostenevano la coalizione sono transitati di lì. Allora, questa spontanea volontà di partecipare alla gestione del bene comune a livello locale, noi vogliamo continuare a coltivarla perché sappia supportare un'esperienza elettorale vittoriosa di un centro-sinistra nella nostra regione, quando sarà appunto di domanda, come vi ho già insegnato, che non bisogna sempre guardare alla fine della legislatura, ma facendosi trovare pronta. Le tante elezioni che si svolgeranno da qua fino alle prossime elezioni regionali, le tante elezioni comunali, saranno l'occasione per saldare dei rapporti. Attenzione, perché voi avete detto che alcune vostre liste hanno una storia, se non ho scritto male, trentennale. L'anno prossimo festeggiamo i 30 anni. Perfetto. E questo dice la varietà del quadro, perché in tantissime altre realtà le liste civiche si formano in occasione delle elezioni e muoiono con le elezioni terminate. Vuoi perché alla fine il gruppo consigliare si fonda in quello della coalizione, vuoi perché alle elezioni successive quel gruppo consigliare che è stato capace di essere solo ed esclusivamente gruppo consigliare e non di svolgere un'attività sul territorio come quella che permette a una lista di vivere 30 anni, si smembra in occasione di un'altra ipotesi di alleanza su un altro candidato sindaco o quel che lei non direi principalmente sindaco. Allora, queste sono esperienze, queste ultime, che certamente sono importanti, ma la possibilità di organizzarle su un progetto sul più lungo periodo, arrivando a esperienze come quelle che sono state descritte, anche con un coordinamento dal punto di vista territoriale, senza che questo debba necessariamente essere un'omogeneità su tutto il territorio regionale, è un percorso che noi riteniamo assolutamente importante da compiere e verso il quale saremo molto contenti di confrontarci, ma soprattutto di coinvolgerci reciprocamente. Ora però voglio sapere, potrei dire che è sgranato, ma non posso dire. il 33%, le restanti quote, in che le restanti percentuali a chi sono andate? 50% che ha vinto, e l'altra quota di minoranza a un altro lista civica. Ok, quindi nel progetto Rodano il centro-sinistra, i partiti del centro-sinistra sono confluiti nella lista civica. Sì, ci hanno appoggiato nel senso che non hanno presentato i loro candidati. C'erano praticamente i loro candidati. Ok, quindi questo 33% è importantissimo, però un pochettino fuorviante rispetto, immagino, ad altre esperienze dove magari qua, contendo, il centro-sinistra si è presentato anche con i suoi partiti. Ok. E questo sono comunque dei dati interessanti, perché tu giustamente hai detto non ci si pesa in relazione ai numeri, però la politica è rappresentanza, e capire dietro la rappresentanza chi sono i rappresentati, quanto sono i rappresentati, è assolutamente io non mi si vede o non mi si sente, no? È un disastro, perché mi sono preparato degli appunti, altrimenti divento un po' noiosetto perché perdo il punto e allora mi riesco a leggere.
dicevo, ci siamo divisi un po' per, diciamo, per argomenti, tra parole chiave che in qualche misura rappresentano un civismo. La parola che ho scelto io è la parola trasparenza, perché ho pensato che ancora prima dei grillini, ancora prima di quest'epoca, insomma, che ci sta coinvolgendo, la parola trasparenza era certamente una parola caratteristica del civismo. E inizierei col fare una distinzione. Direi che esistono intanto due tipi di trasparenza. Da una parte c'è quella che è la trasparenza amministrativa, e su questo siamo d'accordo tutti che i tempi d'oggi ci hanno favorito, nel senso che l'evoluzione digitale che stiamo vivendo, che ci sta accompagnando, per fortuna sta coinvolgendo anche l'amministrazione pubblica, e quindi un po' per obblighi di legge, un po' per scelte delle amministrazioni, la trasparenza è sicuramente molto aumentata. Io faccio, vabbè, anche l'amministratore a Segrate, e anche, diciamo, tutti quelli che vivono la vita da amministratore adesso, oggi come oggi, sanno quello che decide la giunta, nel senso che in tempo reale arriva una mail a casa con l'ultima delibera di giunta, insomma, sono tutte informazioni che si ottengono in maniera molto più facile. Ecco, questo non significa certamente che non esistono delle zone d'ombra. Noi stessi, io mi trovo in minoranza, noi e l'altra lista civica di Segrate, ci troviamo in minoranza Segrate, siamo coscienti che ci sono delle zone d'ombra, siamo coscienti che a volte all'interno delle libere ci sono alcune ricerche da fare, alcune scoperte da fare, ma sicuramente il fatto che la legge e il fatto che le nuove tecnologie ci permettano di vedere in maniera molto più rapida quello che decide l'amministrazione aiuta, favorisce quella che noi chiamiamo la trasparenza. Ecco, io penso che questa partecipazione che ci viene consentita grazie alle nuove tecnologie è una partecipazione che da una parte renda migliore le amministrazioni, dall'altra sia un'occasione per, soprattutto per noi che siamo civici, insomma, che ci appassioniamo alle cose al bene comune, di darci da fare, di metterci testa. E laddove ci sono delle realtà civiche, le amministrazioni sono tendenzialmente, come ci piace pensarlo, un po' più attente, perché ci sono degli occhi che guardano quello che fa l'amministrazione. Vorrei fare un esempio a proposito della trasparenza dell'amministrazione pubblica, che riguarda il mio paese, non riguarda la mia lista civica, neanche insieme per Segrate, ma una lista civica che c'era con una decina di anni fa, si chiamava Vivere Segrate, Segrate Viva. Questa lista esordita nel 96, è durata un paio d'anni, c'era una giovane candidata sindaca che si chiamava Chiara Tangari, che si era presentata per un paio di legislature. Ai tempi la mamma di Chiara andava tutti i giorni in comune a frugare dentro l'anno pretorio, no? A scoprire che cosa aveva deciso l'amministrazione, andava a cercare le ultime delibere di giunta, tanto delibere di giunta che non arrivavano immediatamente, nel senso che magari la decisione veniva presa, insomma, il comune si prendeva i suoi tempi, e dopo un po', insomma, si capiva quella era una decisione di giunta. Dopodiché la mamma di Chiara andava da Chiara e le portava le delibere, e da lì Chiara cercava di portare le sue istanze in consiglio comunale. Immagino questa in realtà fosse una fatica che non riguardasse soltanto i consiglieri comunali, ma era una fatica che riguardava anche i giornalisti che volevano occuparsi delle cose del comune, era sicuramente molto più difficile allora che adesso. I cittadini avevano risposto assolutamente sì. E allora non era ancora arrivato il 2010, non era ancora arrivato il Movimento 5 Stelle, oggi probabilmente risponderebbe il 99%, sì. Ecco, allora noi fin dal principio, come lista civica, decidevo comunque che io avrei pubblicato sul sito della mia lista, poi sul mio blog che nasce successivamente, la mia situazione personale. Quindi oggi, per chi vuole, va sul mio sito, vede quello che è il mio stato patrimoniale, vede che sono proprietario di una casa, vede che sono proprietario di una macchina, se sono proprietario di azione o meno, e cose così. Sono stato l'unico in 3 anni di amministrazione comunale, e sì, a naso direi che sono stato l'unico a farlo. Io dico questo, è che in fondo nessuno è obbligato a fare l'amministratore pubblico, e secondo me se decidi di fare l'amministratore pubblico deve anche accettare qualcosa, che la propria vita privata finisce in piazza perché anche se uno non lo vuole, perché alla fine ti portano in piazza. E quindi presentarsi subito per quello che si è con
anche le proprie vergogne, no? Perché a volte ci si vergogna di dire, cavolo, guadagno così poco o guadagno così tanto, magari al contrario. Ecco, vorrei dire questo, che nella mia esperienza la maggior resistenza rispetto a questa tematica è stata venuta soprattutto dalla maggioranza, nel nostro caso di centrodestra. Io ho la sensazione che diversi dei consiglieri di maggioranza, anzi ci fossero alcuni consiglieri, ma alcuni assessori in particolare, che avessero condizionato le scelte dei consiglieri, un po' di maggioranza e anche di minoranza. Cerco di fare un esempio che se gratis comprenderanno, ma se meno per farmi sapere, una mail privata tra l'altro, per farvi sapere quanto come amministratore regionale guadagnassi molto di più di lui rispetto alla sua indennità. La persona gentile, è tenuta a farlo sapere. La seconda ragione ovviamente sono i recenti scandali che ci sono stati in Consiglio regionale. Secondo me gli scandali che ci hanno colpito tutti quanti devono farci riflettere, devono fare riflettere tutti noi che adesso siamo in questa posizione. Cioè noi dobbiamo renderci in una maniera più assoluta e più trasparente possibile, cioè raccontare non solo quello che guadagniamo, ma bene quello che facciamo, come utilizziamo il nostro tempo. E la terza cosa è l'atteggiamento, a volte è un po' esagerato, un po' demagogico, ma io alla fine ringrazio dei grillini, nel senso che io penso che 5 Stelle, con tutti i loro difetti, in realtà abbiamo portato un'interessante novità nel mercato politico italiano. Concludo così, dicendo che penso che questa questione della trasparenza è chiaro che non diciamo, ha a che fare, interessa soprattutto le grandi realtà, no? E quindi magari interessa i grandi comuni o interessa la regione, insomma soprattutto per le proporzioni o per gli interessi che più coinvolgono queste realtà. Però direi che noi civici abbiamo una storia, possiamo vantarci del percorso che abbiamo fatto, possiamo vantarci delle posizioni che abbiamo preso. E penso che siano posizioni da difendere, che abbiamo assolutamente tutto il diritto di difendere e di vantarci in giro con quello che ci ha appena detto Paolo, perché la parola che ho scelto è legalità. Quindi lui ha parlato di trasparenza, credo che i due aspetti si intreccino strettamente. E volevo fare due citazioni. La prima è la sua citazione di Umberto Ambrosoli, perché veramente in uno dei suoi discorsi, me lo sono segnato, l'incipit è stato: la mia campagna elettorale parte da un valore, quello della legalità, offesa in Lombardia in questi anni in modo che è sotto gli occhi di tutti. Non si può pensare di essere la prima regione d'Italia se il primo punto non tutelato è quello della legalità. Quindi questo sicuramente è uno degli aspetti che ci ha fatto appoggiare da subito convintamente la candidatura di Umberto Ambrosoli, perché il tema della legalità è sempre stato al centro e a cuore della nostra lista civica. Dai tempi di Mani Pulite, quando abbiamo invitato a venire a Cernusco Gherardo Colombo, per arrivare ai percorsi di legalità che come amministrazione comunale, quando sono stata assessore alla cultura, abbiamo proposto nella nostra città, portando in collaborazione con tante associazioni del territorio. È venuto Umberto Ambrosoli, sono venuti Genchi e Borsellino, c'è stato lo spettacolo di Giulio Cavalli a 100 passi dal Duomo, quindi l'attenzione nostra su questo tema c'è sempre stata ed è assolutamente doveroso tenere alta l'attenzione su questo aspetto, perché ormai siamo tutti consapevoli che tutto quello che è infiltrazione mafiosa, corruzione, per arrivare alle tante piccole illegalità, piccole tra virgolette, diffuse a tutti i livelli, questo è qualcosa che mina in profondità non solo il nostro vivere civile, una corretta convivenza civile, è qualcosa che costituisce, ormai lo sanno, lo dicono tutti, una pesante zavorra anche per la nostra economia. Quindi dovere di chi può legiferare, di chi può fare i controlli, evitare e contrastare con le leggi che ci devono essere e non devono essere quelle fatte ad persona per tutelare certe cose e non il bene della collettività. Però è anche qualcosa che ci interpella tutti, perché
è vero, c'è la grande corruzione, c'è lo scandalo politico, c'è chi addita sempre la politica è una cosa sporca, ma le tante illegalità che ciascuno di noi in qualche modo, magari non questo uditorio, perché qui ci sono persone che se sono venute ad ascoltarci stasera, magari sono quella virtuosa minoranza che la pensa diversamente. Però, diciamolo, la responsabilità è anche di chi continua comunque a chiudere gli occhi o a considerare peccati veniali, furbizie, comportamenti come l'illusione fiscale, farsi raccomandare o chiedere raccomandazioni, ungere le ruote per scavalcare qualche graduatoria. In fondo sono considerati dai furbi, qualcuno che così si arrangia, si trovano anche delle bellissime scuse, così ho aiutato mio figlio a trovare un lavoro piuttosto che qualcun altro, senza pensare che questo significa ledere i diritti di qualcun altro, che magari aveva più diritto di quella persona ad avere quel posto di lavoro, a scalare quella graduatoria. Finché non cambia questa cultura, e uso molto a malincuore questo termine, questa cultura diffusa, io credo che purtroppo il nostro paese non cambierà. Quindi lo sforzo che abbiamo fatto in questi anni e continuiamo a fare è di cambiare questa mentalità. Io volevo ricordare che quando Umberto Ambrosoli ha scelto, dopo molti dubbi, di accettare la richiesta di candidarsi a Presidente della Regione Lombardia, ha detto: alla fine ho pensato, a che serve avere le mani pulite se poi uno le tiene in tasca? Quindi ciascuno di noi può e deve fare la sua parte. È inutile addossare sempre gli altri, la politica è una cosa sporca, non mi voglio accostare perché è una cosa che alla fine ti sporca. No, bisogna che le tante persone che le mani pulite le hanno si assumano in prima persona la responsabilità per metterci le mani nella politica, perché la politica può essere una bellissima cosa. Grazie. Io rappresento Progetto Radano, che è un progetto nato nel 2009, nel gennaio del 2009 per correre alle elezioni di giugno 2009, quindi anche noi 6 mesi ci siamo messi insieme e siamo riusciti a ottenere il risultato che avete visto, cioè quel 30%. E siamo partiti, diciamo, grazie al nostro candidato sindaco, che sarà candidato sindaco anche alle nostre prossime elezioni, che ha messo insieme un gruppo di ragazzi, di cui io sono una rappresentanza, perché appunto voleva che riprendessimo un po' in mano la situazione del nostro paese, che dopo tanti anni di gestione sempre delle stesse persone si stava lasciando un po' andare, diciamo. E quindi alla fine siamo riusciti a entrare in Consiglio Comunale come minoranza, in 3, e insieme a un altro lista civica che ha ottenuto altri 2 posti, con cui eravamo partiti un po' così, ma adesso siamo in buoni rapporti e tenteremo la fusione. Bene. Per qualcuno che non si divide. No, esatto, no. Noi siamo sul fatto di metterci insieme, perché quello che conta non è tanto chi siamo, cosa facciamo, ma è lo scopo che vogliamo raggiungere. Questo è il nostro obiettivo. Per raggiungere questo obiettivo, in questi anni siamo una lista civica che comunque sta lavorando intensamente, e nonostante le difficoltà, noi stiamo puntando tanto sulla comunicazione, sulla rendere partecipi la popolazione che si sta allontanando, si stanno un po' tutti un po' dalla politica, cercare di renderli partecipi di quello che sta succedendo, facendogli sapere cosa sta succedendo e che la cosa coinvolge direttamente loro. Il tema che ci proponevamo di affrontare questa sera noi di Progetto Rodano era la realtà dei piccoli comuni e delle difficoltà dei piccoli comuni. Noi siamo un comune appunto sotto i 5.000 abitanti, siamo 4.500 abitanti, però abbiamo un'estensione di territorio abbastanza vasta, quasi come Cernusco. Siamo un territorio prettamente agricolo, quindi molto verde, una zona residenziale molto bella, vi invito a venire a vederla. E la nostra difficoltà maggiore è che, essendo così piccoli,
abbiamo, diciamo, poca voce in capitolo forse. Un grosso problema che abbiamo dovuto affrontare quest'anno, la nostra amministrazione ha dovuto affrontare quest'anno, è stata l'introduzione del patto di stabilità, a cui noi non eravamo tenuti a rispettare, che invece da quest'anno dobbiamo rispettare. E questo è stato molto pesante per noi e per la nostra amministrazione. Anche noi del nostro grado. In questi anni si è sempre barcamenata in un modo o nell'altro, riuscendo sempre a chiudere il bilancio, e quest'anno per far questo si vede costretta a vendere dei beni pubblici. Con questa svendita, diciamo, con questa svendita si conta di riuscire a sopravvivere, quindi rispettare il patto per i prossimi 3 anni. Il nostro problema, in quanto prossimi vincitori, sarà come affrontare questa situazione una volta che non ci saranno più beni, perché il futuro è questo, non ci saranno più beni da vendere. E quindi la nostra idea, che vorremmo attuare, appunto da soli diventa un po' complicato, è attuare una politica di investimento fine a ridurre la spesa corrente, quindi a ridurre, soprattutto dal punto di vista energetico, dal punto di vista dell'energia, quindi l'illuminazione pubblica, cioè andare a toccare quelle spese, le uniche spese che possiamo toccare, perché attualmente il nostro libero bilancio non ci permette di farlo. Quindi questa è una difficoltà di noi piccoli comuni, che improvvisamente ci siamo trovati a dover affrontare appunto il patto di stabilità che non eravamo previsto. Un'altra grossa difficoltà che si è presentata recentemente, cioè con la spending review del nostro governo, è che diciamo siamo obbligati, sempre in quanto sotto i 5.000 abitanti, probabilmente voi questa cosa non la vivrete, però ci sono altri comuni nella Martesana sotto i 5.000 abitanti, è che dobbiamo obbligatoriamente mettere un partecipazione, cioè dobbiamo per forza consorziarci. Abbiamo 10 funzioni fondamentali, definite fondamentali, ad esempio il trasporto pubblico, la gestione dei rifiuti, lo smaltimento dei rifiuti, il catasto, insomma 10 attività ritenute fondamentali, definite fondamentali proprio dal decreto legge, in cui siamo tenuti a mettere, a consorziarci con degli altri comuni limitrofi, che verranno probabilmente anche indicati dalla regione, entro la fine di quest'anno, cioè entro il 31 dicembre 2013, tutte queste 10 attività dovranno essere associate ad altri comuni. La nostra difficoltà è che siamo un piccolo comune circondato da grossi comuni, quindi il nostro problema è trovare un comune vicino a noi che abbia le nostre stesse esigenze con cui possiamo mettere in compartecipazione queste funzioni in modo da poter abbassare la spesa, perché dovendosi consorziare con un comune più grosso, essendo noi così piccoli, ci ritroveremo a essere una succursale, cioè quindi non avremo voce in capitolo. Come sapete, siamo in campagna elettorale, per cui siamo un po', ci siamo avvicinati alla realtà delle liste civiche lo scorso novembre, ma di fatto pur collaborando siamo comunque un po' a latere, nel senso che in questo momento sono altre le cose che ci stanno assorbendo nel nostro impegno. Noi come argomento abbiamo scelto il territorio. Il territorio perché è un po' il nostro cavallo di battaglia sostanzialmente. Ad esempio, non so se lo sapete, a Gorgonzola con queste elezioni ci sono ben 18 liste che si presentano, nemmeno fossimo a New York, 8 candidati sindaci e 18 liste. Nessuna di queste liste, a parte noi, ha nel programma per i prossimi 5 anni il progetto di zero consumo del territorio. Questo è veramente un nostro cavallo di battaglia, ci siamo battuti in questi 5 anni, noi siamo all'opposizione, ci siamo battuti in questi anni perché il PGT, che la giunta di centrodestra ha approvato, perché le scelte della giunta in questi anni fossero a tutela del territorio. Ovviamente non ci ha ascoltato nessuno, per cui questo è diventato comunque il modo con cui abbiamo saputo coinvolgere i cittadini a Gorgonzola, che ci hanno sostenuto anche in alcune battaglie. Noi, se voi avete visto l'immagine che c'era prima, Gorgonzola, Ambrosola, ovviamente, perché è quello che penso che conosce meno la realtà della zona, viviamo in un bel posto. È vero, siamo alle porte di Milano,
però non siamo la periferia di Milano. Siamo veramente in un bel posto, sicuramente la Toscana è più bella, non sto dicendo questo, però paradossalmente, cioè, questo è davvero un bel posto in cui vivere, in cui crescere anche. Tutti noi, che perlomeno per la maggior parte siamo nati e cresciuti qui, oltre ad avere un discorso affettivo nei confronti di questo territorio, abbiamo anche la coscienza che davvero è un bel posto. C'è questo naviglio che attraversa il nostro territorio, che ci unisce, anche a non volerlo, di fatto ci unisce. E abbiamo la metropolitana che ci consente di spostarci senza per forza dover usare i mezzi privati e raggiungere Milano, raggiungere le città intorno a noi. Viviamo davvero in un posto che vale la pena, in un territorio che vale la pena di essere preservato. Però ultimamente, perlomeno io personalmente, quasi tutti i giorni vado a Milano per lavoro e mi sposto tanto con lo scooter, ultimamente in questo periodo mi sembra che hanno pelato il territorio, non mi viene un'altra parola, perché davvero non ci sono più piante e ci sono soltanto gru e cantieri aperti. E la sensazione è che queste scelte, vuoi per l'allargamento della Castellese, vuoi per l'allargamento della, per l'ampliamento della Rivoltana, vuoi per la Terme, le cave di prestito, sostanzialmente è un cantiere ovunque, la sensazione è che queste scelte ci sono un po' cascate sulla testa. Vuoi perché le ha prese qualcuno a livello più alto della dimensione locale, ma vuoi anche perché ci sono stati degli amministratori che invece di unirsi e di lavorare insieme per preservare il territorio hanno un po' fatto delle scelte politiche miopi, guardando quello che poteva entrare nelle casse del comune, per certi versi anche capibili come scelte, e non hanno magari saputo vedere un po' più in là, forse non si immaginavano che il territorio si sarebbe ridotto a questo punto. Quindi quello che noi chiediamo e vorremmo in questo consorzio, e chiediamo anche a voi che ci rappresentate di fatto a un livello superiore dal punto di vista delle istituzioni, è che di lavorare insieme e che ci diate una mano per preservarlo questo territorio. Una delle cose che ci ha colpito molto in questi pochi incontri che noi abbiamo fatto con le liste civiche, ma anche noi che abbiamo letto, che girano a ripetizione, è proprio questa comunità di intenti sul fatto che qui si deve smettere di usare il territorio come se fosse una risorsa per portare dei soldi, perché poi una volta che l'hai consumato non c'è più. Quindi io ho fatto mi sono messo giù un po' di domande, a cui ovviamente non potrei dare una risposta entro domani, entro stasera, però anche dopo. Però insomma, alcune domande che sicuramente dovremo sviscerare nel futuro, sia come lista, come liste civiche, che anche appunto con voi che siete i nostri rappresentanti alla regione. Innanzitutto la prima domanda è se è possibile, come è possibile, se è possibile ancora a livello regionale, porre dei limiti al consumo di suolo. Come è possibile riuscire a conciliare le esigenze di una città che si espande con quelle dei territori che subiscono l'espansione della città. Come possono le comunità locali influire ed essere determinanti di fronte alle decisioni che le riguardano in questo campo che è così delicato, e quali azioni insieme possiamo mettere in campo perché non si smetta con questo scempio del territorio. Grazie. Le quattro dalla fusione di alcuni gruppi, comitati di quartiere, quindi siamo, come si diceva prima, come liste civiche siamo molto focalizzati sui problemi del territorio. E appunto abbiamo pensato che appunto come comitato potevamo fare una certa azione, però era necessario poi cercare di entrare in consiglio comunale per avere un accesso maggiore ai dati, alle informazioni, e anche per incidere maggiormente sulla vita politica del nostro paese. Io condivido assolutamente quello che l'intervento della signora che mi ha preceduto, perché noi a Segrate abbiamo un problema enorme. Infatti mi chiedevo se magari si perdeva per Segrate quando era da tutti questi cantieri, perché noi abbiamo raggiunto penso l'apice, e moltissimi fra l'altro sono nascosti, nel senso che abbiamo un sacco di progetti già approvati che ancora non hanno nemmeno aperto i cantieri, perché chiaramente in questo momento non c'è la necessità. Però purtroppo a Segrate, oltre a tutti quelli che già si vedono aperti, che magari stentano ad andare avanti, ce ne sono altrettanti che sono già approvati e che quindi prima o poi apriranno i cantieri. Quindi noi il problema del territorio, che diceva, lo stiamo vivendo veramente in una maniera molto pesante, a differenza
differenza della situazione di Rodano, noi ormai di agricolo non abbiamo più niente, tutti gli ultimi terreni agricoli li abbiamo ipotecati con il PGT che abbiamo approvato 2 anni fa. E quindi di fatto non c'è rimasto più niente. Noi possiamo solo sperare che appunto l'amministrazione cambi prima che passi la crisi, in modo che si possa poi eventualmente dopo vedere di calmierare un po' le cose, magari mettendo qualche regola in più, cercando di limitare un pochino questo consumo del suolo. Però attualmente veramente noi abbiamo, diciamo, svenduto tutto, è tutto già ipotecato, esiste un progetto su ogni terreno libero in questo momento, e quindi noi stiamo soffrendo molto proprio questi terreni nel territorio. Quando abbiamo deciso come lista di aderire a questa iniziativa molto interessante è stato proprio perché riteniamo che i problemi spesso non debbano essere risolti all'interno del proprio comune, ma perché tante cose sono veramente, ci accomunano. Il problema della viabilità è un problema che abbiamo noi a Segrate, ma lo condividiamo con Pioltello. A me fa sorridere quando in consiglio comunale parliamo della stazione di Porto, diciamo dobbiamo essere più bravi noi, dobbiamo cercare di fregare quelli di Pioltello che avevano, un po' così, no? E diciamo, ma è una cosa assurda pensare in questi termini così meschini e dire Pioltello avrebbe già ottenuto, ma noi a Segrate siamo più furbi, abbiamo gli agganci migliori, quindi adesso la stazione di Porta ce la portiamo in casa noi, perché chissà che vantaggi ha. Io ritengo invece che dovremmo riuscire a fermare il traffico il più lontano possibile da Milano. Noi siamo veramente il comune fra questi della Martesana presenti stasera più vicini a Milano, e viviamo ancora più degli altri questi problemi, non so, della viabilità, del conurbamento, del fatto che appunto ormai non c'è più verde, e quindi ritenevamo appunto di dover il tema mio di questa sera è proprio la viabilità, proprio perché penso che sia un tema che debba essere invece sviluppato tutti insieme. Noi fra poco appunto la TEM verrà realizzata, poi non si sa bene in che termini, se tutto verrà poi in effetti realizzato, perché per esempio c'è sulla Brebevi, sull'arco di TEM, adesso sembra che vogliano realizzare solo questa parte, e quindi del progetto iniziale che era quello poi di cercare di smaltire il traffico che viene da Brescia, non so che cosa rimarrà. Di fatto per ora sembra che quello che arriverà sarà un grosso flusso di traffico che da mezzo in poi si riverserà sulla Cassanese e Rivoltana, che sono già al momento secondo me delle strade sovrautilizzate. Quindi noi abbiamo questo grosso problema, tra l'altro proprio perché non c'è stato un coordinamento, possiamo dire che noi a Segrate l'abbiamo risolto anche peggio di altri comuni, perché Pioltello quantomeno ha utilizzato, alla fine è riuscito a trarre un beneficio, diciamo, dall'arrivo della Brebevi, perché di fatto ricompatta un po' il territorio avendo fatto l'interramento della strada, mentre noi a Segrate che abbiamo il problema su due strade, perché noi siamo tagliati sia dalla Rivoltana che dalla Cassanese, quindi noi abbiamo gli ingorghi su due strade, ma in nessuna di queste abbiamo risolto il nostro problema, anzi ci siamo andati oltretutto a incartare con un nuovo problema, perché scusa Bruno, se rimetti quella sulla, o quella sulla riva propria Segrate, sulla viabilità speciale magari. Non so se si vede, vabbè, comunque su tutte le cartine che riguardano la Brebevi si parla sempre di una viabilità speciale che riguarda Segrate, ma di fatto questa viabilità speciale non verrà, cioè almeno per ora non sembra che verrà realizzata. Sì, è questo ovviamente. Dalla Cassanese, per ora il traffico, questa è la Cassanese. Si è pensato, c'è questo progetto di viabilità speciale che deve essere realizzato per metà della Serravalle, con tutti i suoi problemi, che è 20 anni o 30 che deve realizzare questa parte, che era un progetto che andava a servire l'intermodale. Quella prima parte da Lambrate a Segrate serviva proprio, perché lì ci doveva essere prima la dogana, poi l'intermodale, quindi serviva proprio per evitare che il traffico pesante andasse sulla Cassanese ma venisse deviato su una strada diversa, diciamo, per evitare i grossi ingorghi. Dopodiché si è pensato anche di proseguire, con l'arrivo della Brebevi, di proseguire sempre una strada, diciamo, nuova, questa cosiddetta Cassanese bis, per ricongiungersi alla Cassanese però oltre Segrate, che poteva essere una buona idea. Peccato che poi ci hanno detto, o la nostra amministrazione ha deciso in questo modo,
che non ci sarebbero mai stati soldi per la seconda parte della viabilità speciale, e quindi hanno pensato di invitare un operatore a costruire un nuovo centro commerciale, il secondo più grande d'Europa, a Segrate, e in questo modo l'operatore avrebbe costruito la parte di viabilità speciale che ci avrebbe consentito di risolvere i nostri problemi. In questo modo noi adesso abbiamo il problema che possiamo scegliere fra avere la Cassanese sempre intasata oppure fare in modo che l'operatore costruisca, ma a quel punto quella strada che doveva diciamo diluire il traffico verrà intasata da questo mega centro commerciale, perché mi sembra che abbia 40.000 parcheggi sotterranei, quindi sarà una cosa enorme con alberghi, e dovrebbe, diciamo, l'idea, cioè per Cassi, che è l'operatore, che è lo stesso che ha costruito Real Serio, vorrebbe incentivare tutto lo shopping con i voli low cost, ecco, tutta questa serie di attività che noi ritenevamo che potevamo farne a meno a Segrate, visto che abbiamo già, non so, di tutto, l'interporto, l'aeroporto San Raffaele che ha invaso una parte di Segrate. A questo punto noi abbiamo questo grossissimo problema, e quindi approfitto della presenza di Ambrosoli per chiedere cosa possiamo fare. Ora, il problema è che se anche noi gli facciamo, cioè se costruiamo la viabilità, per caso sicuramente costruisce, se non la costruiamo, quindi noi forse potremmo pensare invece a risolvere il problema della Cassanese, così come è stato fatto a Piotello. Quello forse sarebbe l'unica soluzione che ci potrebbe permettere di ricucire il nostro territorio a Segrate Centro, tra Villaggio Ambrosiano e Segrate Centro, e successivamente, cioè nel pezzo finale, tra Milano 2 e la Valderie, perché tutti gli altri progetti invece sarebbero veramente dannosi per il nostro territorio. Scusate se sono andata un po' nel dettaglio, però è un problema che noi sentiamo moltissimo, e soprattutto sentiamo cioè il problema è che la nostra amministrazione è assolutamente non ritiene di dover programmare la soluzione della viabilità, ma accetta passivamente tutto quello che gli viene imposto e trova delle soluzioni assolutamente estemporanee che creano spesso molti più problemi, così come adesso avremo con l'arrivo della Rivoltana, abbiamo un quartiere che veramente viene praticamente isolato da tutto il resto, che è il quartiere di Pregarezzo, non so se ne avete mai sentito parlare, a tantissimi striscioni alla fine della Rivoltana. Anche in questo caso sarebbe bastato un piccolo interramento per rendere la vita, diciamo, più vivibile a questa, anche se sono pochi abitanti, però voglio dire, cioè, rispetto a un progetto enorme come quello della Brevemi si poteva pensare di risolverlo diversamente. Invece noi subiamo tutto e non pensiamo veramente a come risolvere effettivamente il problema della viabilità, dei trasporti, soprattutto stiamo facendo delle piste ciclabili, ma per ora sono viste ancora come lo svago di qualcuno che è alternativo, che preferisce la bici, non si pensa veramente ad investire su un trasporto diverso da quello che sia sul punto di Italia Democratica. Si sente? Sì, Ambrosoli, che è stato nostro ospite nel 2009, era venuto a presentare un libro, perché noi avevamo fatto un progetto con un forum di varie forze del centro-sinistra, e durante la campagna elettorale abbiamo avuto la Castellano, è stata una bellissima serata, partecipata, eccetera. Questa sera io non chiederò ad Ambrosoli delle istanze, diciamo, del nostro territorio, non perché le altre viste abbiano, diciamo, detto cose importanti, anzi cose sentite legate proprio al territorio, ma Colonia Solidale Democratica stasera vuole parlare di un argomento trasversale, preoccupante, che è quello della crisi e del lavoro, che chiaramente anche le amministrazioni locali, diciamo, sono parecchio in difficoltà, visto che hanno poche risorse e il welfare è sempre più, diciamo, ridotto al lumicino. Io mi sono scritta alcuni appunti, perché è un tema molto vasto e quindi a braccio sarebbe stato difficile, diciamo, seguire una linea logica. Partiamo con un dato: 6 milioni di persone sono disoccupate e scoraggiate, la precarietà e la povertà continuano ad aumentare.
L'Italia degli ultimi anni non cresce, anzi decresce. Il prodotto interno lordo continua a diminuire, aumenta invece la disoccupazione totale, soprattutto quella giovanile. Quasi il 39% secondo gli ultimi dati Istat. Se a questo aggiungiamo che essere giovane e donna in Italia è quasi una sfortuna, altro che speriamo sia femmina, la condizione giovanile appunto è peggiorata delle donne. Infatti il tasso di occupazione femminile rimane inchiodato al 47%. Noi siamo appunto dietro Malta, ok? Quindi questo la dice lunga, diciamo, su come va il problema lavoro in Italia. Quindi siamo al quinto anno consecutivo della crisi che sta riducendo ricchezza e posti di lavoro. L'Osservatorio sul capitale sociale ha relazionato sulle effettive conseguenze sulla società italiana della crisi. Basta guardarsi intorno per coglierne gli indizi. Chi di noi non ha un componente in famiglia che ha perso il lavoro o è stato messo in cassa integrazione o in mobilità? Ci sono famiglie che perdono la casa, che chiaramente perdono il posto di lavoro, non riescono più ad affrontare la rata del mutuo oppure non riescono a pagare un affitto molto oneroso. A peggiorare la situazione vi è la scarsità delle risorse impiegate alle politiche di welfare e il livello del debito pubblico non permette più l'universalità di aiuto ai cittadini, come l'abbiamo conosciuto in passato. È vero che quel modello, diciamo, di stato sociale non è più percorribile, ma il problema, e questa forse è una domanda che rivolgo a tutti noi che facciamo politica attiva e quindi anche ad Ambrosoli, ma è vero quindi che il problema è che la politica attualmente deve trovare, diciamo, delle nuove traiettorie, delle nuove path dependence, perché è chiaro che dobbiamo inventarci delle alternative perché altrimenti non ne usciamo. E forse sta qui la chiave di lettura per coloro che fanno appunto politica. La sfida è quello di utilizzare scarse risorse in modo mirato, coinvolgendo attori anche nel privato e nel terzo settore. Il welfare dovrebbe essere parte integrante di un processo produttivo e quindi generatore esso stesso di ricchezza, perché tocca tutti gli ambiti della vita sociale, la non autosufficienza, la casa, la scuola, la cura della persona, i bambini. Nel programma della coalizione del centro-sinistra, capolista appunto Ambrosoli, tra gli altri vi erano molti spunti sul tema del lavoro, dall'introduzione del reddito minimo di autonomia per chi rimane senza lavoro, i progetti di formazione e di reinserimento, un piano per l'occupazione giovanile e un piano per l'occupazione femminile. L'attuale governo lombardo è qualche... mio esponente della lista civica mi diceva prima fuori, mi raccomando batti perché è veramente assurdo che ci sia un governo di centrodestra dopo 18 anni di formigoni. Nel suo primo discorso, nel passaggio di consegne appunto con Formigoni, aveva parlato di urgenze in Lombardia, a partire dal lavoro e dalla crisi economica, nonostante abbia fatto molti elogi alla passata amministrazione di efficienza, efficacia, trasparenza e via discorrendo. I temi principali che lui ha lanciato in quel primo discorso era il finanziamento alla cassa integrazione in deroga e le infrastrutture oltre alla fantomatica macro regione, come se fosse uno dei problemi principali della Lombardia, no? E chiaramente quelli che lui rappresenta, cioè quello di dover andare a batter cassa allo Stato mentre invece non vogliamo più dare, diciamo, le risorse allo Stato, il 75% tratteniamo le Lombardia, non so come faranno, ce lo dovranno ancora spiegare. Quindi per centrare l'argomento crisi e lavoro di questa sera, e tutti dovremmo porci appunto delle domande e trovare anche delle risposte, si dovrebbe un po', secondo me, anche guardare all'esperienza della provincia autonoma di Trento, che ha inserito il reddito garantito. Infatti dimostra, dopo 3 anni di sperimentazione, che si possono attuare misure contro la povertà basate sul criterio dell'universalismo selettivo, senza far saltare i bilanci pubblici. Nel nostro comune di Cologno Monzese, appunto noi siamo nella giunta di centro-sinistra, ha attuato in questi 3 anni aiuti alle famiglie, al lavoro, ma chiaramente non sono sufficienti perché le risorse, appunto come abbiamo detto, come voi sapete, qui ci sono molti politici locali, lo sanno, sono proprio ridotti al lumicino.
Quindi le azioni principali sono state quelle di rilanciare l'AFO, l'Agenzia di Formazione e Lavoro, con l'apertura di bandi a sostegno di soggetti che hanno perso o ridotto il reddito da lavoro. Un incremento quindi allo sportello affitto, che è stato già ridotto appunto dalle risorse regionali e provinciali. L'istituzione di un osservatorio della casa, la riduzione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. E il nostro assessore al commercio, che ha praticamente bilancio, diciamo, dalla sua parte uguale a zero, deve inventarsi azioni, iniziative, e sta cercando di promuovere, diciamo, sul territorio la coesione, quindi creando anche, vuol dire, comunicazione, rete tra le aziende esistenti, e cercare di promuovere il nostro territorio per attrarre nuove aziende, perché Colonia Monzese è molto vicina a Milano e noi guardiamo, diciamo, con positività all'Expo, che speriamo, voglio dire, rilanci anche il nostro territorio. E visto che anche il nostro comune ha approvato il FIGT, diciamo, nei termini, senza l'ultima proroga che ha fatto il governo lombardo, quindi siamo contenti. Quindi che ruolo può avere la regione, diciamo, in questa situazione a dir poco drammatica? Molti di noi conoscono tantissimo lo statuto di Regione Lombardia, ma all'inizio dei primi punti, diciamo all'articolo 2, comma 4, lettera C, cita questo: una delle competenze più importanti della regione è sostenere il lavoro in tutte le sue forme e modalità, come espressione della persona. La regione opera perché il diritto al lavoro si realizzi in condizioni di stabilità, sicurezza, equa retribuzione, mansioni adeguate a livello di studio, di competenze e di esperienza possedute. Non mi sembra che negli ultimi anni questo, diciamo, articolo sia stato molto così attuato. Quindi, quali possono essere le azioni a tema lavoro? Insomma, nel programma elettorale ce n'erano, quindi avessi momento. Oggi ho ricevuto la newsletter di Regione Lombardia, e poi chiudo velocemente, dove si fanno molti proclami, no? Perché appunto la trasparenza, come si diceva prima, la comunicazione è molto importante per questa dirigenza, diciamo, lombarda. E, hanno promesso questo: entro la fine dell'anno 1 miliardo per le imprese, mettere da subito a disposizione per le micro, piccole e medie imprese lombarde strumenti e risorse adeguate per accrescere la competitività, me la devono spiegare, la competitività del sistema produttivo. Questo è l'impegno dell'assessorato alle attività produttive, ricerca e innovazione di Regione Lombardia. Innovazione se ne è fatta molto poca in questi ultimi anni, anche se è stata molto villantata, cioè io ho lavorato 20 anni in Regione e i bandi ne ho visti molti, anche la partecipazione a questi bandi delle aziende. Il Presidente inoltre ha incontrato in questi giorni molti imprenditori, molte realtà locali e soprattutto in Brianza, in Monza, che è un po' anche, diciamo, il polmone, diciamo, di queste imprese, eccetera. Può diventare, secondo Maroni, un laboratorio dove verranno studiate le formule per combattere e sconfiggere la crisi economica. Non so cosa intenda il nostro Presidente. Quindi mi auguro che qualcosa si realizzi di questi proclami, non lo so. Io invece mi auguro che i nostri due ospiti qui stasera facciano un buon lavoro di opposizione e soprattutto di proposizione fattiva al governo regionale. E vi ringrazio di essere venuti tra noi. Io ho il compito di fare la scopa, cioè di raccogliere gli argomenti che non abbiamo trattato come altre liste, e quindi ne te ne pongo due, telegrafici. Uno simpatico e uno antipatico. Qual è che vuoi, Carolina? Quello simpatico, dai, quello simpatico. Citavo prima che sabato siamo andati a Milano a partecipare all'iniziativa della mobilità nuova. Sulla mobilità noi come liste civiche, Cives, abbiamo in animo, stiamo organizzando, siamo un po' lenti, però ci arriveremo, un convegno sulla mobilità dolce basato sulla integrazione fra mezzo pubblico, treno, metropolitano in particolare, visto che ne abbiamo in abbondanza e siamo ben, dire, innervati di queste infrastrutture nella nostra zona,
sto dicendo macro regione. E la bicicletta, no? Su questo vorrei sapere se, come dire, che cosa si sta muovendo, che cosa avete intenzione di proporre, perché su questo noi rileviamo una situazione potenzialmente molto ricca, perché c'è una bella infrastruttura, abbiamo anche una buona rete di piste ciclabili, ma poi cadiamo sull'asino, cioè sul coordinamento. Per cui facciamo un esempio, fra l'hotel del Segrate si poteva andare in bicicletta a Milano in tutta tranquillità e sicurezza, ma anche a 100 metri sul territorio del Segrate. Ora, a chi tocca fare quei 100 metri? E questa è una domanda che ti metto lì. E questo era il tema allegro. Il tema invece meno allegro, e lo faccio ancora più breve, è un problema che noi abbiamo sulla Martesana, ma che abbiamo in regione, problema negato per anni nella nostra regione, no? Problema che ha, come dire, preso per, no, non immagino molto volgare, che ha preso per il collo, diciamo, la precedente giunta e una serie di suoi esponenti primo piano di assessori, no? Che è il tema della criminalità organizzata. È un tema pesantissimo per noi, quindi locali della 'Ndrangheta in Lombardia, naturalmente a Pioltello non ci può mancare niente, una era Pioltello, no? La persona che ha preso la condanna più grave per l'infinito, no? È un pioltellese, 15 anni e 3 mesi, mi hanno scontato 9 mesi dal primo grado al secondo grado, ma no? No? Famiglie storiche di mafiosi presenti sul territorio da oltre 20 anni. 20 anni che sono qua e 20 anni che fanno danni. È possibile? È possibile. Qual è l'attenzione della politica? Ma se tu fa il suo lavoro, l'ha fatto egregiamente in questo caso, grazie a Dio l'avvocatura c'è e ha fatto un lavoro eccezionale di fare un monumento, no? Ma la politica dov'era? Vi do due elementi che fanno veramente, no? Facciamo un regolamento per regolare i videopoker. I videopoker non sono in mano forza della criminalità, però sono le forme di finanziamento più moderne che si è data. Fa il regolamento per limitare l'apertura delle sale, fa il regolamento che in altre regioni d'Italia è passato, in regione Lombardia fa il regolamento di TAR te lo boccia, dicendo che il comune non ha titolarità per dire che per esempio fai sale da gioco di lontano 500 metri da punti sensibili. Allora uno si chiede, ma dove vivo? Vivo nella Repubblica Indipendente della Lombardia? E perché la Repubblica Indipendente di Lombardia agisce in questo modo quando se il regolamento in Piemonte passa? Caso di dire attanaglia il nostro territorio. L'area metropolitana di Milano in maniera particolare e che ha certamente delle manifestazioni, perlomeno delle presenze che si realizzano anche attraverso le sale da gioco, il poker, le machine e quant'altro. Come voi avrete visto, ma questo è il minimo comune denominatore a tutti gli argomenti dei quali abbiamo parlato e parleremo, settimana scorsa, se non sbaglio, il minimo denominatore, che se no è 3 settimane fa, e Roberto Maroni ha annunciato una profonda revisione della normativa relativa alle slot machine in una prospettiva assolutamente più restrittiva e quant'altro. La stessa cosa ha fatto in relazione al tema della viabilità, la stessa cosa ha fatto per quello che riguarda il tema del lavoro, della cassa in deroga, cioè quelli che prima venivano definiti i proclami. Siamo pieni di proclami su ogni argomento, anche i proclami non ci soddisfano, ci appagano un pochettino nel momento, perché ci danno una sensazione che un ambito sia monitorato, sia consolidato, e in realtà poi abbiamo bisogno di vedere qualcosa di più concreto. Io francamente spero vivamente, e anche per la mafia il ragionamento lo stesso, spero vivamente che questi proclami siano seguiti da delle azioni reali, e il nostro contributo come forza di opposizione lo diamo esattamente in questa direzione, per renderli possibili, però non per deludere le aspettative o per responsabilizzarci, anzi poi ci arriviamo nel contrario, in direzione opposta. Tenete conto che noi siamo incardinati dal 27 di marzo, se non ricordo male, e ancora non abbiamo discusso
neanche un progetto di legge in regione. Sono state fatte tutta una serie di interventi, soprattutto sotto forma di decreti, dalla giunta, nessuno di questi è ancora passato dal consiglio regionale e oggi ci è stato comunicato che, se va bene, a maggio faremo ancora una seduta del consiglio regionale. Devo dire, per quello che valgono le sedute del consiglio regionale, è anche troppo una riunione, perché noi oggi abbiamo discusso per 8 ore di cose assolutamente inutili, ma veramente inutili. E 3 settimane fa, se non sbaglio, abbiamo dedicato parecchio del nostro tempo per una mozione, a discutere, a confrontarci, a votare, a dividerci, per una mozione con la quale il Consiglio regionale chiedeva alla Giunta di adoperarsi presso il Ministero della Giustizia per la revisione dei criteri di accorpamento delle sedi giudiziarie. Ora, ancora non era noto evidentemente a molti consiglieri che quell'iter è in via di compimento. Il 13 di maggio i consigli giudiziari devono depositare al Ministero di Grazia e Giustizia le loro proposte in relazione agli accorpamenti. E entro il 30 di settembre il Ministero della Giustizia avrà deciso. È una competenza esclusivamente ministeriale per delega governativa, per inciso. Delega governativa emanata dal governo Berlusconi Maroni. Non c'è il tempo per rivedere i criteri, non c'è, ma tutti avevano bisogno di dire al loro sindaco, all'ordine degli avvocati, a qualcos'altro sul loro territorio: guarda che io mi sono fatto portatore della tua esigenza, vedi che l'ho fatto. Guardate, la stessa cosa che è successa oggi sugli esodati, la stessa cosa è successa oggi in relazione ad alcune problematiche che riguardano le famiglie con portatori di handicap. Sono tutta una serie di istanze che il consiglio regionale formula alla giunta, che si concludono con chiede che la giunta si impegni a informarsi, a chiedere, a domandare, non si impegni a produrre un risultato, perché il nostro statuto è, direi, il nostro ordinamento regionale è fatto in maniera tale per cui il risultato è qualcosa che avviene in un altro modo. Questo per dire che cosa? Che questi proclami sono poi seguiti da un'attività che è realizzata, quando è realizzata, al di fuori di un confronto e per decreto dell'assessore competente, mandato però con la giunta, ovviamente con la giunta. Cioè il confronto è là. Questo potrebbe portarci a dire, vabbè, qual è il nostro ruolo, chi se ne frega, prendetevela con loro, se saranno proclami e niente più. In realtà è stato detto che spetta a noi, ed è giusto, fare delle proposte di interventi fattibili, e questo è quello che cerchiamo di fare. Cerchiamo di farlo all'interno del Consiglio regionale, anche attraverso promozioni, iniziando a strutturare, noi siamo una forza completamente nuova, non abbiamo un cassetto con i progetti di legge delle precedenti legislature, quindi strutturando delle proposte che partono dal confrontarsi con il fattibile. Il fattibile, ad esempio, per quello che riguarda la normativa sulle slot machine e quant'altro, ci porta a fare i conti con il fatto che stiamo parlando di una normativa nazionale. E una normativa nazionale vuol dire che il problema che poi ha il comune di Milano, così come l'ha avuto il comune di Germania, così come l'hanno avuto tanti altri comuni, è che l'associazione dei distributori di macchinette fa ricorso al TAR, in 2 minuti viene annullato il decreto con pagamento di danni. Comune di Germania deve pagare qualcosa come 2 milioni di euro a una società distributrice di macchinette perché aveva emanato una delibera con la quale diceva che dovevano avere un determinato orario di apertura diverso dagli altri esercizi commerciali e delle limitazioni ulteriori dalle scuole e così via. Ora, anche questo però è un argomento che finirebbe quasi con portarci a dire non prendetevela con noi perché non possiamo far niente. E invece no, noi ci stiamo adoperando per cercare di capire quali sono gli ambiti che ci consentono un'azione e per cercare di farlo non necessariamente con un processo normativo ma anche coinvolgendo le associazioni di categoria e ponendoci, anche se siamo un'opposizione, come soggetti che facilitano la comunicazione fra le diverse realtà
coinvolte dal manifestarsi di un problema, a che in un equilibrio fra tutte queste realtà il problema possa realizzarsi. Cioè parlare con le associazioni dei soggetti che contrastano la diffusione delle macchinette, recepire i documenti dei sindaci e degli enti locali che rappresentano quelle che sono le criticità che loro individuano sul loro territorio, confrontare le istanze che arrivano, sempre in relazione alle macchinette, alle slot machine, che arrivano da questi due soggetti con l'associazione dei produttori, con l'associazione dei distributori, con i commercianti, perché guardate che anche un commerciante che un po' di anni fa, quando le macchinette erano un po' pochine, aveva un vantaggio economico significativo ad avere una macchinetta proprio all'interno del proprio locale, oggi non ha più questo grande vantaggio economico. E oggi si è reso conto, tra l'altro, che ogni tanto arrivano le guardie a fare i controlli, gli dicono che una delle sue tre macchinette è illegale, le sequestrano tutto e fanno un blocco amministrativo, dispongono un blocco amministrativo dell'esercizio commerciale. Lui dice: ma perché? Io l'ho presa dal distributore, come faccio? C'è sul tagliandino, come faccio io a sapere che è legale o che non è legale? E poi gli esercenti non sono entusiasti, ogni tanto lo si legge sui giornali, di vedere gente lì che rimbambisce davanti alla macchinetta e si dispera, e tra l'altro nel frattempo non consuma, e che magari diventa molesta dopo un po' perché la serata è andata male, perché ha perso la sua pensione, perché ha perso i soldi che aveva da parte, e diventa aggressiva nei confronti dei presenti. Allora noi cerchiamo di capire anche con le associazioni che si occupano, non le associazioni, scusate, i professionisti che si occupano della problematica della ludopatia, come mettere in rete tutte queste diverse realtà per segnalare un problema da un lato e un'ipotesi di soluzione. Ipotesi di soluzione che però deve essere non, come dicevo prima, necessariamente normativa, ma anche capace di fare affidamento sull'autogoverno dei diversi mondi, e quindi con l'associazione dei commercianti, portare loro a dei protocolli che vedano poi la regione interessata a farsi come dire, interprete di un risultato possibile migliorativo di quello già intrapreso da quella parte. Dopodiché è ovvio che chiediamo alla regione e che proponiamo in consiglio regionale gli interventi possibili. È ovvio che chiediamo al consiglio regionale di adoperarsi, scusate, alla giunta di adoperarsi anche presso il ministero che gestisce quello specifico segmento perché il risultato sia migliore. Ma noi per fattibili intendiamo quelli sperimentati direttamente dalle persone che vivono in termini diretti il manifestarsi e l'estrinsecarsi di un problema. La stessa cosa vale per la mobilità leggera, perché anche qua, se noi avessimo la possibilità di applicare il nostro programma, scusate, di tentare di applicare il nostro programma, perché sappiamo come va, una risposta a tutte queste domande ce l'avremmo già. Ce l'abbiamo per la mobilità leggera, ce l'abbiamo per il gioco, ce l'abbiamo per i problemi relativi alla legge 12, ce l'abbiamo in relazione alla nostra politica sui centri commerciali, in senso generale, tornando anche alla legge 12 sul consumo del suolo. Ce l'abbiamo anche per quello che riguarda la mobilità legata a TEM, brevemi e quant'altro, a tutte quelle opere che rientrando nel protocollo di Expo sono sottoposte a un potere commissariale. E le abbiamo anche in relazione a quello che deve essere il ruolo dei comuni, perché voi forse ricorderete che una delle innovazioni che noi abbiamo proposto nella nostra campagna elettorale è quella di rendere i comuni veramente responsabili, metterli nelle condizioni cioè di rispondere alle esigenze del loro territorio. Beh, questa e altre di quelle che abbiamo citato poco fa sono diventate alcuni dei proclami del nostro avversario, per questo dico sarei molto contento che riuscisse ad applicarli, se anche riuscisse a realizzare la macroregione nella quale io personalmente non credo così come è presentata, e questa realtà dovesse dimostrarsi capace
di rispondere ad esempio alle esigenze del lavoro, beh, io sarei felice, anche se si è affermato un programma diverso dal mio, perché ovviamente non penso che il mio programma sia l'unico degno di essere preso in considerazione per risolvere un problema, tanto più quando il mio programma è risultato condiviso da un numero di cittadini lombardi inferiore rispetto a quelli che ne hanno scelto un altro e che pure vivono esattamente gli stessi problemi di tutti noi. Ora, sul consumo del suolo, noi abbiamo verificato, sempre nel percorso che dicevamo prima, che oggi l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, per quello che riguarda la delegazione lombarda, è la prima a dire consumo di suolo zero, a parlare di riuso. E abbiamo verificato che anche per quello che riguarda l'occupazione dei terreni agricoli da trasformare in terreni edificabili non sono così favorevoli, perché in questo momento dicono la possibilità di fare delle programmazioni in vendita di porzioni immobiliari anche di carattere commerciale è diventata estremamente complessa e le banche non sono più così generose nel supportare quella tipologia di interventi, mentre paradossalmente sono molto più interessate a supportare i recuperi degli immobili, soprattutto con efficientamento, mi chiedo sempre se efficientamento e efficientizzazione è più brutto da dire, perché quello è qualcosa di realmente attrattivo. Oggi, se una persona cambia casa, è interessato a sapere che può risparmiare dal punto di vista economico in spese energetiche nei prossimi 20 anni una cifra consistente. E contemporaneamente, tornando ai terreni, oggi l'economia ci dice che fra i settori meno in crisi c'è quello dell'agricoltura e che, essendo la nostra regione una regione a vocazione agricola di straordinaria importanza anche in ambito europeo, oggi continuare a sottrarre aree destinate a quelle produzioni vuol dire pregiudicare una ricchezza che viceversa l'edificazione renderebbe assolutamente meno interessante. Allora, qual è qua lo strumento? Tra i proclami ovviamente c'è consumo di suolo zero. Se voi prendete il programma, quel librettino azzurro di Maroni, c'è scritto anche 5 milioni di alberi, c'è scritto che loro sono verdi, c'era anche una lista legata a loro, verde, qualcosa del genere. Poi prendete però anche quel documento che è stato citato prima dalla esponente di Colonio Solidale Democratica, cioè il primo discorso di Maroni. L'insediamento nel Consiglio regionale, l'insediamento in Regione Lombardia, dice: noi siamo per il verde, noi siamo per il consumo di suolo zero, noi siamo per nuove strade più veloci per ridurre le emissioni di gas e siamo per la terza pista di Malpensa. Allora vedete, le parole rendono difficili, i proclami rendono difficili. Gli interventi coerenti a quei proclami, se il retropensiero è questo. Però oggi coinvolgere l'Associazione dei Comuni, l'Associazione dei Costruttori, le associazioni agricole, che sono poi i rappresentanti di quel mondo che, diciamo, ce lo va a votare, è lo strumento secondo noi migliore, e come lista andiamo molto volentieri anche in questa direzione, per rappresentare come vi sia oggi la possibilità di adottare dei provvedimenti condivisi da chi è protagonista diretto di quel mondo. Allora, metterli assieme, organizzare quei settori è esattamente quello che voi fate sul vostro territorio per quello che sono i problemi. C'è chi sia comune in relazione alla contemporanea esistenza su un territorio e chi lo fa in relazione al contemporaneo esercizio di un'attività, di un mercato, all'appartenenza al mondo agricolo o quello imprenditoriale. Beh, gli imprenditori di Monza e Brianza, che sono qui giustamente in questi tempi a festeggiare le proposte di Maroni, ma io, se fossi un imprenditore e credessi che quelle proposte siano realizzabili, ma lo festeggerei anch'io, e se avessi il dubbio vorrei sperarlo e lo festeggerei lo stesso. Io non devo essere qua a dire il mio programma era più bello del suo e quindi è sbagliato il suo e quindi il suo deve fallire.
deve essere qui a fare in modo che il suo programma sia realizzabile in una maniera non dannosa, ma con il consenso di quei mondi che, a differenza mia, direttamente ci possono credere. E se quei mondi arrivano a convincermi, sarò ben contento di partecipare. Però questo è possibile farlo mantenendo un contatto diretto con questi mondi, evitando di chiudersi nella gestione della mozione 1, 2, 3, 4, 5, 13 di ogni consiglio, nel piccolo lavoro, piccolo ma importante, di una commissione, ma mantenendo il legame col territorio. Quindi, avendo risposto in minima parte alle domande che voi avete fatto, io dico l'opposto. Io dico che sono qua io a chiedere qualcosa a voi. Sono qua a chiedervi di aiutarci a vivere la responsabilità di consiglieri regionali di opposizione nella maniera più vicina possibile al territorio. Come dicevo prima, essendo noi cinque e non avendo il dono dell'ubiquità, giuro che la prossima volta mi candido solo su almeno quattro fratelli gemelli di fare tutto quello che serve. Abbiamo bisogno di chi sul territorio è già organizzato, sapendo vedere al di là del segmento di strada che mi interessa, ma in quel coordinamento che voi avete evidenziato prima, e è nelle condizioni di dirci non questo comune è un problema, cosa comunque importantissima, ma questo comune è un problema che i comuni vicini non possono aiutarlo a risolvere, che se quel comune non risolve si ripercuote sui comuni vicini fino ad ampliare la dimensione del problema. E questo comune ha bisogno di qualcuno che in Regione Lombardia sia consapevole di questa situazione e voglia aiutarlo, così come aiuta altre realtà, a trovare la soluzione migliore attraverso anche l'attività di opposizione in Regione Lombardia. Ora, voi avrete capito dalla mia logorrea, dalla sono partito da Roma stamattina alle 6 e sono ancora abbastanza rintronato, per cui mi scuso tantissimo con voi, però vi ringrazio molto per aver organizzato questo incontro, per aver voluto dare il via qua a un confronto tra la vostra capacità di riunirvi e un progetto più ampio che noi abbiamo già iniziato anche con l'aiuto spontaneo di tanti di voi in Regione Lombardia, perché quest'unione possa essere un'unione fattiva prima ancora che vincente. Grazie.